Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, la trasmissione che ogni giovedì a quest'ora su questa rete parla di salute e lo fa sempre ospitando in diretta i migliori specialisti, non soltanto abruzzesi, disponibili a interagire con voi, a rispondere alle vostre eventuali domande. La puntata di questa sera è l'ultima di quest'anno della stagione televisiva, il settimo anno, il settimo ciclo per Pronto Medicina Facile, il quindicesimo anno per Medicina Facile e per la cronaca, per la storia. Questa è la puntata numero 659, puntata dedicata soprattutto ai genitori, in particolare alle mamme che solitamente sono più apprensive dei papà, ma non sempre. Vale questa regola, diciamo così, dicevo, puntata dedicata ai genitori perché parleremo di febbri periodiche in età pediatrica, spesso difficili da riconoscere, quindi da diagnosticare ed è importante appunto riconoscerle per poi trovare il giusto trattamento, il giusto approccio terapeutico. Ci aiuterà in questo e ci dirà tutto la nostra graditissima ospite. Buonasera e bentornata nei nostri studi alla dottoressa Luciana Breda. Buonasera, dottoressa. Grazie Buonasera e grazie a lei e alla redazione per l'invito. per essere con noi. La dottoressa Luciana Breda, responsabile unità operativa semplice dipartimentale di pediatria ad indirizzo reumatologico ospedale clinicizzato a Santissima Annunziata di Chieti, malattie reumatiche nei bambini. Dottoressa, lei è una specialista in pediatria ed è un'esperta, una grande esperta di malattie reumatiche in età pediatrica. Che sono le malattie reumatiche in età pediatrica? E sono in aumento, dottoressa. Sì, la ringrazio per l'esperta, La verità. la ringrazio molto. E le malattie reumatologiche dell'età pediatrica sono un gruppo di patologie che colpiscono le articolazioni, i muscoli, ma molti altri organi. Sono a carattere infiammatorio e possono avere un andamento cronico ed invalidante. Negli ultimi anni la reumatologia pediatrica ha avuto un progresso enorme. Il progresso ha riguardato sia la diagnosi che il trattamento di molte di queste patologie e questo è soprattutto legato agli sviluppi della biologia molecolare e della genetica medica. Che ha portato grandi risultati. Sicuramente molte nuove sindromi sono state identificate ed è stato scoperto il trattamento per molte di queste. E questo è sicuramente positivo. Entriamo nel suo reparto, questa unità operativa semplice dipartimentale. Che attività, che servizi, che assistenza fornite all'utenza? Noi facciamo attività di prevenzione, di diagnosi e trattamento delle più comuni malattie reumatologiche croniche come l'artrite giovanile, il lupus, le febbri ricorrenti e tante altre patologie, la malattia di Behçet, per esempio, l'artrite idiopatica sistemica e tutte le autoinfiammatorie. Facciamo attività di day hospital e infusione di farmaci biologici, facciamo anche infiltrazioni articolari con steroidi. E riuscite ad attrarre, diciamo così, anche Sì, un'utenza che arriva da fuori regione, non solo dalla oggi. provincia di Chieti, dall'area metropolitana, ma anche da fuori Abruzzo, no? Sì, sicuramente noi siamo partiti oltre 20 anni fa, il centro diciamo che è stato realizzato grazie all'aiuto di molte persone, di professori, anche di associazioni, di genitori. Inizialmente l'intento era quello di non far migrare questi bambini Certo. abruzzesi, ma poi adesso il nostro centro accoglie sicuramente anche molti bambini provenienti dal centro-sud Italia, non Abbiamo una solo. diapositiva che vogliamo far vedere ai nostri telespettatori. Eccola, vedete, leggete i collaboratori della dottoressa Breda, sia per quanto riguarda il personale medico che paramedico, ASL Lanciano, Vasto Chieti, Università degli Studi, ovviamente Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara. In alto a destra leggete quel logo che è molto importante, è di una ONLUS che si chiama ARARA, ho pronunciato bene, Sì, dottoressa, che ottimo. sta per associazione. Associazioni ragazzi con affezioni reumatiche d'Abruzzo. Ed è un'associazione che è molto vicina al vostro Sì, centro. certamente l'associazione si è costituita nei primi anni 90 e l'intento era quello di diffondere la conoscenza di queste malattie e anche favorire la
la diagnosi precoce e la ricerca nel settore della reumatologia pediatrica. Io devo ringraziare tutti i componenti dell'associazione e il suo presidente Luigi D'Alessandro per l'aiuto, per il sostegno, per il supporto quotidiano che danno al Centro di Reumatologia Pediatrica di Chieti. L'ultima realizzazione è stata proprio la ristrutturazione dei locali del settimo livello dell'ospedale di Chieti, dove loro hanno avuto una parte sicuramente molto importante. Devo ringraziare anche i medici specializzandi che collaborano con me nel centro, la dottoressa Marsili, che è una pediatra esperta di malattie reumatologiche, e gli specializzandi, quindi la dottoressa Caterina Di Battista, la dottoressa Margherita D'Angelo, il dottor La Pergola, il dottor Troiani e le infermiere che assistono quotidianamente i nostri piccoli pazienti con tanta dedizione e tanta pazienza, quindi le signore Romina Capuzzi, Angela Diomedi e Enza Torto. Complimenti all'Arara, complimenti alla dottoressa Breda e al suo staff. Questa sera con la nostra ospite parleremo di febbri ricorrenti in età pediatrica. La nostra ospite, la dottoressa Breda, è a vostra disposizione fino alle 22:30. Telefonate e mail anche questa sera devono passare necessariamente per il sorriso della collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buona serata a tutti, da parte anche di Francesco Specchiulli, perché siamo prontissimi a rispondere alle telefonate. 0871 il prefisso, i numeri a disposizione sono due, sono già in sovrimpressione e io ve li ripeto, sono 5873230, 5873235, ricordo anche l'indirizzo email che è salute@rete8.it, vi aspettiamo. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco. In regia parliamo di febbri ricorrenti in età pediatrica. Che cosa sono? Intanto, questa è l'anticipazione, il biglietto da visita di questa puntata, scheda video montata da Gigliola e Edmondo. Quando si parla di febbre ricorrenti periodiche si fa riferimento ad un gruppo di malattie che colpiscono i bambini in gran parte di origine genetica, caratterizzate dalla ricorrenza di episodi febbrili accompagnati da una varietà di altri sintomi infiammatori come dolori addominali articolari ed eruzioni cutanee. Questi episodi sono molto ripetitivi e prevedibili, non mostrano una risposta agli antibiotici, non sembrano essere associati a infezioni e guariscono spontaneamente entro alcuni giorni. Tra le febbri periodiche vi sono malattie con una chiara origine genetica e alcune di cui ancora non si conosce la causa. La più comune fra queste è la sindrome delle tonsilliti febbrili ricorrenti o sindrome FAPA, descritta per la prima volta nel 1987. Essa colpisce bambini al di sotto dei 5 anni di età, ha una durata di 4-5 giorni e si ripete ad intervalli di tempo molto regolari, in genere 10 settimane. La sindrome non ha una causa dimostrata, ma è probabilmente multifattoriale. L'evoluzione è benigna e si risolve entro pochi anni senza conseguenze per la salute del bambino. Tra le febbri genetiche, la forma in assoluto più frequente è la febbre mediterranea familiare, che colpisce le popolazioni del bacino del Mediterraneo. È importante conoscerle perché molte di queste forme hanno oggi delle terapie efficaci che possono normalizzare la qualità della vita del paziente. È importante conoscerle, ci dice Gigliola, perché fortunatamente oggi ci sono possibilità di cura importanti proprio da un punto di vista della risoluzione di queste febbri ricorrenti. Prima però di parlare appunto di febbri ricorrenti, di febbri periodiche, parliamo in generale di che cos'è la febbre e io lo chiedo alla dottoressa Breda. La febbre rappresenta uno dei sintomi che più preoccupano i genitori perché pensano che questa possa recare danni al bambino. In realtà l'evidenza dice tutto il contrario. La febbre è un meccanismo di difesa contro le infezioni in quanto inibisce la crescita batterica e la replicazione virale. Quindi la febbre è un meccanismo, è una risposta fisiologica caratterizzata da un'elevazione della temperatura al di sopra delle normali variazioni quotidiane dovute a pirogeni endogeni, quali l'interleuchina 1, che modificano il set point ipotalamico della temperatura.
se andiamo avanti. Sì, andiamo avanti con le diapositive. Quindi la temperatura corporea è generalmente mantenuta a livelli piuttosto costanti, intorno ai 37 gradi, dai centri termoregolatori che si trovano alla base del cervello in una zona chiamata ipotalamo, dove sono collocati anteriormente il centro termolitico e posteriormente il centro termogenetico. Ecco, c'è da dire che la temperatura comunque ha una variabilità in base ad alcuni fattori, quali l'ora del giorno, il pasto, le attività fisiche e anche l'età. Quindi è sbagliato misurare per esempio la temperatura dopo il pasto, dopo l'attività fisica. Abbiamo ancora una diapositiva. Eccola sì, qua. Ecco, la febbre in base all'andamento, quindi si distinguono vari tipi di febbre. La febbre continua o remittente o continuo remittente è quella che non scende mai sotto i 37 gradi, quindi ha solo delle piccole variazioni. La febbre intermittente presenta picchi elevati con ritorno ai valori normali sotto i 37 gradi più volte durante il giorno. Questa è tipica delle forme di setticemia, ma anche di alcune malattie immunomediate come l'artrite idiopatica giovanile ed esordio sistemico. Poi c'è la febbre ondulante che ha una crescita lenta durante alcuni giorni e poi un decremento graduale. La febbre ricorrente, quella di cui dobbiamo parlare, è caratterizzata da periodi di febbre intervallati da periodi di completo benessere. Allora, visto che dobbiamo parlare di febbre ricorrente, che cos'è, dottoressa, la febbre ricorrente e che patologia è? Poi vado da Gigliola perché mi hanno segnalato dalla redazione che è arrivata una mail per lei. Tanto parliamo di febbre ricorrente, sì, così entriamo nell'argomento di questa puntata. La febbre si definisce ricorrente quando vi sono nell'arco di 6 mesi 3 o più episodi febbrili intervallati da un periodo di benessere di almeno 7 giorni. Le cause assolutamente più frequenti di febbre ricorrente sono le infezioni delle alte vie respiratorie. Un bambino normale, immunocompetente, può presentare fino a 10-11 episodi di febbre legato ad infezioni virali delle alte vie, per lo più virali delle alte vie respiratorie, e senza problemi. Invece bisogna preoccuparsi, pensare a un'immunodeficienza quando il bambino ha una ricorrenza di infezioni gravi, quindi polmoniti, infezioni di diciamo profonde, polmoniti, sinusiti e infezioni delle vie urinarie. La neutropenia ciclica è una malattia genetica caratterizzata da episodi ricorrenti febbrili ogni 21 giorni e questi episodi si associano ad altri sintomi certamente, ma anche alla presenza di una neutropenia che è tipica, cioè un abbassamento dei globuli bianchi del sangue. La neutropenia ciclica. La neutropenia ciclica, che non fa parte delle febbri periodiche di cui dobbiamo parlare. Le malignità possono dare febbre ricorrenti, ma danno una serie di altri sintomi che certamente fanno indirizzare la diagnosi. Poi ci sono c'è questo gruppo di febbri periodiche o sindrome autoinfiammatorie di cui andremo a parlare a breve. Le malattie immunomediate, come le malattie infiammatorie intestinali, il Behçet, l'artrite idiopatica giovanile, possono dare anche febbre ricorrente. E poi ci sono altre forme, come le malattie parassitarie. Ci avete bel da fare a riconoscere. Quindi certamente la diagnosi differenziale può essere a volte anche molto difficile. Gigliola, vado da Gigliola perché è arrivata una mail per la dottoressa Breda. Gigliola. Sì, ci scrive la mamma di una bambina di 12 anni che dall'età di 3 mesi ha degli episodi di febbre ricorrenti e scrive: abbiamo scoperto che ha una malattia chiamata TRAPS con una mutazione genetica chiamata R9-2Q e mia figlia ha fatto tante terapie ma nessuna di queste ha funzionato. La bambina continua ad avere la febbre per un giorno o 4 volte al mese e ci sono speranze che questa febbre passi? E soprattutto ci sono nuove terapie? Dottoressa. Sì, sicuramente. Allora, la mutazione R92Q è una variante del subgene TRAPS. La TRAPS, ne parleremo dopo, è una febbre periodica di origine genetica molto rara, quindi in Abruzzo non so quante ce ne sono, ma questa signora, non so, questa bambina credo sia abruzzese, quindi c'è anche in Abruzzo. La variante R92Q non si sa bene che cosa sia, in effetti questo tipo di febbre assomiglia molto alla FAPA, che è una forma benigna. Quindi in genere i casi descritti nelle casistiche
genetiche descritte, la R92Q, chi porta questa mutazione ha un decorso sicuramente molto più benigno rispetto ai soggetti che hanno la mutazione classica sul gene TRAPS. Quindi le cure da fare sono quelle solite, quindi il cortisone durante l'attacco acuto, la colchicina nel prevenire gli attacchi, ma non funziona tanto, funziona solo in un 30% dei casi, ma adesso ci sono le terapie innovative anti-interleuchina 1 e in particolare il canakinumab, che è stato approvato proprio lo scorso anno dalle agenzie regolatorie. E che danno buoni risultati. E che danno degli ottimi risultati, ecco, non so nel caso specifico, ma certo. Se abbia provato, la bambina abbia provato questa terapia, comunque sicuramente ci sono ottime speranze. Comunque sia, questa forma in genere ha un'evoluzione benigna, si risolve nel tempo, soprattutto non rischia l'amiloidosi renale, che è ovviamente il fattore limitante e la complicanza più grave di queste malattie qua. Abbiamo tranquillizzato questa mamma. Dottoressa, quando una febbre invece si definisce periodica? Una febbre si definisce periodica quando vi sono degli accessi febbrili apparentemente sine causa, senza motivo. Che arriva e basta. Quindi non sono di origine infettiva, non sono di nessuna di quelle origini che abbiamo visto prima. E che si ripetono ad intervalli di tempo più o meno regolari, ma hanno una risoluzione spontanea. Anche se noi non facciamo nulla, la febbre passa. Passa dopo 1, 2, 3, dopo 10 giorni, anche dopo un mese. Ma tipicamente questi attacchi febbrili sono associati ad altri sintomi. Sintomi che prevalentemente possono essere i più frequenti sono i dolori addominali, i dolori articolari e le eruzioni cutanee. Il bambino sta bene negli intervalli tra un attacco e l'altro e assolutamente gli esami di laboratorio, se noi li facciamo nella fase acuta, sono molto alterati, mentre sono normali nei periodi intercritici. Altra diapositiva, eccola qua. Ecco, qui negli ultimi anni ci sono stati molti progressi nell'identificare le cause di queste febbri periodiche. È stato scoperto questo complesso intracellulare che si trova all'interno delle cellule del sistema immunitario, che si chiama inflammasoma. L'inflammasoma, questa proteina NLRP3 che è in verde, qui rappresentata al centro in verde, è una proteina molto importante nella difesa alle infezioni, perché si attiva quando c'è uno stimolo infettivo e va ad assemblarsi con altre proteine, come vediamo nella parte bassa, e innesca la produzione di una citochina, una proteina che si chiama interleuchina 1 beta. La produzione di grandi quantità di interleuchina 1 beta è responsabile della febbre e di tutti gli altri sintomi che sono presenti in queste febbri periodiche, quindi sintomi cutanei, l'infiammazione delle sierose, la sierosa pleurica peritoneale e le articolazioni. Ma questo meccanismo è un meccanismo molto interessante, perché sembra essere coinvolto anche in altre patologie quali la gotta, il diabete tipo 2, l'aterosclerosi. L'interleuchina 1 è il mediatore di molte altre malattie infiammatorie. Le chiedo e le chiedo una risposta, sì o no, sono febbri contagiose? Assolutamente no, queste febbri non sono contagiose. Quindi possono stare tranquille. Tranquillissime. Le mamme, conosciamo i fattori di rischio ed è vero che colpiscono più i maschietti delle femminucce? Allora, i fattori di rischio sono prevalentemente quindi la presenza in famiglia di altri soggetti che hanno queste malattie, l'etnia, perché ci sono alcune forme, come abbiamo sentito prima, che colpiscono particolari gruppi di popolazione, come quelle del bacino del Mediterraneo, nel caso della FMF. Poi ne parliamo. E poi certo ci sono in alcune forme, la FAPA per esempio colpisce più frequentemente i maschietti, non sappiamo perché però. Senta, quali sono le principali febbri periodiche, dottoressa? Allora, le principali sono 5. Così entriamo 5, nel dettaglio e le esaminiamo una per una. Esattamente, ne conosciamo 5, la prima, quelle più importanti, la prima
e la FAPA, che è sicuramente la più frequente di tutte queste. Non è stato identificato nessun gene, benché la ricerca abbia fatto, quindi si sia cercato, insomma, abbia fatto grossi come dire, passi avanti, nessun gene è stato identificato a causa, come causa di questa malattia. Probabilmente ha una patogenesi multifattoriale. FAPA è acronimo di febbre periodica, stomatite aftosa, faringite e adenite cervicale. La febbre mediterranea familiare è tra le genetiche la più frequente, si trasmette come carattere autosomico recessivo e sicuramente la più antica, quella che si conosce da più tempo. Poi ci sono le criopirinopatie, sono un gruppo di patologie a trasmissione autosomico dominante caratterizzate dalla comparsa di rash cutanei tipo orticaria dopo l'esposizione al freddo, e anche la febbre in genere compare dopo l'esposizione al freddo. Poi c'è quell'altra. Leggo, deficit mevalonato chinasi, sono termini difficilissimi. Vabbè, comunque e poi c'è la TRAPS. Comunque questa si chiamava anticamente sindrome di PRGD, anche questa si trasmette in maniera autosomica recessiva, e poi c'è la TRAPS della bambina che ha telefonato poco fa. Allora, partiamo da quella che è più frequente, la FAPA. La FAPA è sintomi tipici di questa febbre, dottoressa. È un problema, questa è una malattia che fa impazzire i genitori, diciamocelo chiaramente, perché telefonate continue, il bambino ha di nuovo la febbre, al pediatra, è un assillo, però è una malattia benigna. E questo bisogna dirlo subito. È stata descritta per la prima volta nel 1987 ed è la più frequente, come abbiamo visto, febbre periodica del bambino. Febbre alta, dottoressa? Sì, molto alta. Sì, può superare anche i 40 gradi centigradi. Tipicamente gli episodi febbrili ricorrono ad intervalli di tempo molto regolari, ogni 3-6 settimane in genere. I genitori sono in grado addirittura di predire l'attacco. Alcuni genitori dicono: io ci rimetto l'orologio, so che la febbre tornerà quel giorno. Sì. L'insorgenza è molto precoce e si tratta di attacchi di febbre della durata di 5 giorni che si associano almeno a uno di questi sintomi: aftosi orale, faringite, adenite cervicale. Gli indici di flogosi sono molto elevati nella fase acuta, cioè durante l'attacco. Gli indici di flogosi, VESP, ICR, quindi gli esami di laboratorio sono molto alterati. Gli intervalli di benessere sono assolutamente asintomatici, il bambino cresce bene. Chiaro che di fronte a un bambino che ha questo tipo di febbre bisogna escludere l'infezione innanzitutto, ma anche la neutropenia ciclica che abbiamo detto prima, che anche quella può dare afta in bocca. La diagnosi come viene fatta, dottoressa? Ecco, la diagnosi appunto si basa sulla ripetitività degli attacchi. I genitori ad intervalli di tempo molto regolari, quindi il primo episodio la diagnosi non si può fare. Bisogna che i genitori tengano un diario dove si scrive ogni attacco, quindi si registrano tutti gli attacchi, e in base alla evoluzione della malattia si può capire che si tratta proprio della FAPA. E poi c'è un criterio diagnostico fondamentale, quindi la ricorrenza in intervalli di tempo regolari, la presenza di questi segni che abbiamo visto, quindi la durata e la presenza di questi segni. In più c'è un altro criterio importante: la risposta al cortisone, cioè questo tipo di febbre risponde immediatamente alla somministrazione del cortisone. Entro poche ore il bambino sfebbra. E non solo, ma tutti gli altri sintomi si risolvono. Se questo non avviene, cioè se il giorno dopo il bambino ha ancora la febbre, bisogna pensare a qualcos'altro. Antibiotici? No, non funzionano. Assolutamente. Terapia, come la trattiamo questa febbre? Come la trattiamo? E poi abbiamo vado detto, in pubblicità. Sì, il FANS fa poco, però comunque serve un po' ad alleviare la febbre. L'antinfiammatorio FANS, intendiamo antinfiammatori non steroidei, quindi l'ibuprofene, il paracetamolo, quindi servono per far migliorare lo stato del bambino, che spesso è molto abbattuto durante questi episodi febbrili, e vanno somministrati, ma soprattutto lo steroide, quindi il cortisone, che può essere il beta-metasone o il prednisone,
si può arrivare fino a 2 mg per chilo in monosomministrazione o in doppia somministrazione. La tonsillectomia può risolvere il problema nei casi più disperati. Ci sono delle casistiche che riportano una efficacia addirittura nel 70-80% dei casi, ma comunque altre casistiche smentiscono questo dato. Ed quindi, è una cura risolutiva? Sì, la tonsillectomia può essere una cura risolutiva. Risolutiva. La colchicina può essere efficace nel 30% dei casi, in qualche caso si è dimostrata anche la utilità dei farmaci anti-interleuchina 1, i nuovi farmaci biologici anti-interleuchina 1. 21:57, vado in pubblicità, tra poco la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta da studio per la seconda parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile dedicata alle febbri ricorrenti in età pediatrica. Ne stiamo parlando con la nostra ospite, la dottoressa Luciana Breda, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di pediatria ad indirizzo reumatologico ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Parliamo delle febbri genetiche, tra le varie forme appunto di febbri ricorrenti, analizziamo quelle genetiche e quella sicuramente più diffusa è la febbre mediterranea familiare. Che patologia è, dottoressa? Sì, è una sindrome autoinfiammatoria che tipicamente colpisce le popolazioni del bacino del Mediterraneo e il Medio Oriente, ma è stata descritta grazie alle migrazioni praticamente in tutto il mondo. In Italia c'è e soprattutto nell'Italia del sud Italia, e soprattutto sì, in Sicilia. È molto frequente, ma anche in Abruzzo abbiamo vari focolai di questa malattia. Andiamo avanti con le diapositive. Eccola qua. Ecco, la malattia è caratterizzata da attacchi di febbre di breve durata. La febbre è molto elevata e supera i 39 gradi centigradi. La durata è breve. Questo tipo di febbre si distingue da tutte le altre febbri per la breve durata. La febbre può durare anche 12 ore o solo poche ore, può anche non esserci in qualche caso. La febbre ricorre dopo una settimana o anche dopo un mese, quindi è molto invalidante e in genere l'esordio non è così precoce come nella FAPA che abbiamo visto prima o come in altre forme genetiche. In genere esordisce dopo i 5 anni di età e all'incirca il 60% dei pazienti ha l'attacco entro i primi 10 anni di vita. Un 10% invece esordisce dopo i 20 anni, quindi anche i medici dell'adulto possono trovarsi di fronte a questi pazienti. Oltre alla febbre ci sono anche le sierositi, cioè l'interessamento delle sierose, la sierosa peritoneale, la sierosa pleurica, la sierosa che riveste internamente le articolazioni e la tunica vaginale del testicolo. Quindi le sierositi quindi danno dolori addominali, dolori toracici, artriti e scroto acuto. Questi dolori addominali sono intensi, tanto da portare spesso il paziente di fronte al chirurgo e quindi lì la diagnosi differenziale quindi è molto importante. Ci sono anche manifestazioni cutanee, come vediamo nella foto in basso, arrossamento della cute oppure vere e proprie emorragie, arrossamenti che sembrano, insomma, mimano molto le infezioni. È seria, seria. Sì, è molto molto seria, è molto debilitante soprattutto. La complicanza temibile di questa malattia è l'amiloidosi renale che si sviluppa dopo molti anni di malattia non trattata. Come la curiamo questa febbre mediterranea? La febbre mediterranea familiare si cura con la colchicina, ma la vedremo in una diapositiva successiva. E la colchicina dà una risposta nel 75% dei pazienti e oggi abbiamo anche i nuovi farmaci innovativi anti-interleuchina 1 che hanno cambiato veramente la storia di questa malattia. Questa diapositiva è sicuramente molto complicata. Questo è il gene MEFV.
il gene mutato che è responsabile della malattia. Questo gene codifica per una proteina che si chiama pirina, che fa parte sempre di quel complesso che abbiamo visto prima, che è l'inflammasoma. E le mutazioni responsabili della malattia sono tante, nell'80% dei casi, l'M694V e tutte queste mutazioni che sono riportate a fianco sono responsabili della malattia. La forma più grave è legata alla mutazione M694V. E dopo vediamo come si cura, come le altre febbri, le forme genetiche di queste febbre. La TRAPS, dottoressa, che malattia, che febbre? La TRAPS è sicuramente una malattia molto molto rara ed è legata anche questa alla mutazione di un gene che è situato sul cromosoma 12, il nome anche qui è difficilissimo, TNFRS1A, e si trasmette come carattere autosomico dominante. Questa è una malattia che si caratterizza per una febbre molto più prolungata rispetto alle altre febbri periodiche. La febbre può durare, sicuramente dura più di una settimana, può durare fino a 3 settimane, ma anche molto di più, e gli attacchi si verificano 1 o 2 volte l'anno. L'esordio è molto precoce e i sintomi associati sono sempre quei famosi dolori addominali, quelle eruzioni cutanee, ma in questo caso c'è una specie di cellulite, di pseudocellulite dolente, che qui in basso si può vedere, in basso a destra, e anche altri tipi di eruzioni cutanee. Tipico è quell'edema periorbitario intorno agli occhi, che è una caratteristica di questa malattia. Anche questa malattia rischia la amiloidosi se non viene come trattata. Come complicanza. È difficile da diagnosticare questa altresì? Beh no, bisogna pensarci, il sospetto deve essere sempre clinico, la ricorrenza di questi episodi di lunga durata con associati sintomi che abbiamo visto certamente pongono il sospetto clinico, e poi chiaramente il test genetico è quello che ci conferma la diagnosi. 2207, vado da Gigliola perché è arrivata una mail per la dottoressa Breda. Gigliola. Sì, ci scrive la signora Giovanna. Mio figlio ha 2 anni, da quando aveva 10 mesi ha febbre ricorrente alta ogni 3 settimane. Alcune volte ha toccato anche 41 gradi, dura un solo giorno, al massimo 2. Niente placche alla gola o altri sintomi. Cosa mi consiglia? Ecco, dura 1 o 2 giorni, niente placche alla gola, ma la signora non ha spiegato gli altri sintomi. 1 o 2 giorni, certamente le consiglio di fare una consulenza reumatologica pediatrica. Questa potrebbe essere diciamo di tutto, quindi se non ha sintomi delle alte vie respiratorie e non ha altri sintomi, dobbiamo capire bene di cosa si tratta, forse qui il test genetico 1 o 2 giorni, quindi va approfondita certamente il quadro. Altra febbre che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento è la sindrome da iper IgD, ho pronunciato bene? Sì, benissimo. Dei nomi da impazzimento. Sì, in effetti è un nome improprio, diciamo. Questa è una malattia scoperta nel 1984 in Olanda, l'hanno descritta per la prima volta gli olandesi. Si chiama sindrome dei PRGD perché questi ricercatori avevano notato che questi pazienti avevano elevati livelli di immunoglobuline D. In effetti poi si è scoperto che questo è un epifenomeno, perché le immunoglobuline D aumentano anche in altre condizioni, anche in altre febbri genetiche, quindi non è un test questo qui né sensibile né specifico di questa malattia, quindi non serve per la diagnosi. Quindi si chiama deficit di mevalonato chinasi, l'enzima mancante è un enzima della catena diciamo della sintesi del colesterolo, e per effetto di questa mancanza di questo enzima si producono delle sostanze che vanno ad attivare quel famoso inflammasoma. Questa è una malattia che ha un esordio molto precoce, quindi sotto il primo anno di vita.
Abbiamo anche in Abruzzo qualche paziente affetto da questa sindrome, che sicuramente è rara, e il gene anche qui è stato identificato e si trova anche questo sul cromosoma 12, è il gene MVK. E la malattia si caratterizza anche per un altro aspetto, perché viene innescata, l'attacco di febbre viene innescato da triggers, quali possono essere infezioni o anche situazioni di stress. I sintomi associati sono sempre quelli gastrointestinali, c'è anche qui un ingrossamento dei linfonodi al collo nel 90% dei casi, ma anche di altri linfonodi, abbiamo delle eruzioni cutanee e una stomatite. Ed è per questo che anche per la durata della febbre, che è di circa una settimana, assomiglia molto alla FAPA, questa forma di sindrome da iper-IgD. Come viene diagnosticata questa febbre? Anche questa bisogna conoscere. C'è il sospetto diagnostico, è sempre clinico, e il test genetico confermerà la diagnosi. Eventuali complicanze di questa febbre? Questa in genere non dà, l'amiloidosi è rara in questa forma, sicuramente è più rara. C'è una forma genetica molto più grave che è l'aciduria mevalonica, in cui il difetto enzimatico è completo, e in quella forma lì, oltre alla febbre, ci sono tanti altri segni, soprattutto segni neurologici, ritardo di crescita, e quelle sono forme che purtroppo non hanno un buon esito. Ultime febbri che trattiamo, spero di pronunciarlo bene, sono le criopirinopatie. Pronunciato bene o sbagliato? Benissimo. Queste sono febbri legate a mutazioni del gene che regola il NALP3, quella proteina che abbiamo visto prima dell'inflammasoma. E il gene è collocato sul cromosoma 1, la trasmissione autosomico dominante. Si conoscono tre fenotipi di diversa gravità e sono tutti caratterizzati dalla presenza di orticaria, comparsa di orticaria e lesioni orticarioidiche, non sono pruriginose rispetto all'orticaria, diciamo, stiamo vedendo classica, quella foto allergica, che insomma è anche, ecco, abbastanza emblematica, no? Quella in alto a destra. Esatto, quella in alto è la, e quindi in seguito all'esposizione al freddo, dicevo, quella in alto è la CAS, la forma più lieve, che si caratterizza per la comparsa dopo esposizione al freddo, appunto, di questa lesione orticarioidi, di una febbre, congiuntivite, artralgie. Mentre il fenotipo intermedio è la Meckel-Wells. Sarebbe seguiamo alcuni pazienti sia con l'AFCAS che con la Meckel-Wells, e questa invece ha un rischio un po' superiore rispetto alla prima, perché può sviluppare l'amiloidosi renale, può sviluppare sordità proprio per l'accumulo della sieroamiloide a livello complicanze serie per questa. Sì. E invece la forma più grave è la cincanomid, che è veramente una malattia molto rara, ha un esordio neonatale, quindi il bambino presenta già alla nascita la febbre, i segni cutanei, presenta dei segni neurologici importanti, dei dismorfismi facciali, ma anche una artropatia molto importante, come vediamo in basso a destra, una rotula ipertrofica, come si vede bene dall'immagine radiologica. Anche in questo caso la diagnosi come viene fatta? Beh, la diagnosi è genetica, appunto, la mutazione sul NALP3, che viene dimostrata dall'analisi genetica. Esistono test screening per individuare queste forme di febbre genetiche? Diciamo, test di screening veri e propri non ce ne sono, noi il sospetto è sempre clinico, e quindi deve essere affidato l'esperienza del clinico, e deve conoscere queste sindromi, bisogna conoscerle per poterle riconoscere. Però qualche anno fa è stato messo a punto
uno score dove, se mostriamo la diapositiva, uno score clinico che permette di identificare in maniera piuttosto precisa quali sono i soggetti che devono effettuare il test genetico, e sono questi score che noi utilizziamo quotidianamente nelle nostre attività. Ce n'è uno che addirittura, dopo aver inserito tutti i dati del paziente, fa venire fuori la diagnosi, dice questa potrebbe essere con la probabilità. Potrebbe essere questa, certo, questa sindrome qua. Quindi sono molto molto utili nelle nostre attività quotidiane questi score diagnostici. Allora, tanto questo è uno studio internazionale, no? Perché ha tenuto, sì, dentro vari, sì, esperti, sì, certo, e c'è anche la dottoressa Breda, sì, perché ha collaborato, sì, sì, anche lei. È Printo, che è un network internazionale che ha sede al Gaslini di Genova e che fa studi sulla, appunto, i nuovi farmaci, ma anche sulle patologie, quindi raccoglie tutte le casistiche delle malattie rare. Questo è un fatto, quindi, molto importante. È molto importante, va aiutato anche poi nel riconoscimento di queste febbre. Certamente, che mi sembra assolutamente, è molto molto utile. Assolutamente non facile. 22:16, vado da Gigliola. Gigliola. Sì, Maria Assunta scrive e chiede alla dottoressa Breda: ho una figlia di 5 anni e mezzo, dall'età di 2 anni puntualmente ogni 5 settimane compare febbre alta accompagnata da placche in gola. La pediatra prescrive sempre l'antibiotico, c'è un'altra cura? Allora, innanzitutto bisogna capire se queste placche in gola, quindi, sono sostenute da un'infezione batterica. La prima cosa da fare di fronte a un bambino che ha una faringite è il test rapido per lo streptococco, quindi la ricerca dell'infezione streptococcica. Se non c'è lo streptococco, si può trattare anche di infezioni virali che si risolvono, e invece può essere anche una FAPA. Se la ricorrenza, qui non è spiegato bene, ma se la ricorrenza degli attacchi è sempre uguale, se i sintomi sono sempre gli stessi, se i periodi intercritici sono sempre uguali, il bambino sta benissimo nelle fasi intercritiche, e non so se la signora abbia mai provato a dare il cortisone, quindi in quel caso potrebbe anche essere una FAPA. Io questo non lo so. Vabbè, insomma, questa bisogna dare più informazioni, certo, avere più informazioni per capire. Certo, vabbè, queste sono le mail dei nostri telespettatori, però diceva che la pediatra continua a prescriverle antibiotici. No, l'antibiotico va prescritto solo se c'è lo streptococco in genere, quindi bisogna fare il test rapido e il tampone, se il test rapido è negativo, e solo allora dare l'antibiotico. Quindi, Senta, prima di passare alle cure, le chiedo, l'organismo del bambino è nelle condizioni di reagire? Potrebbe reagire spontaneamente in presenza di queste patologie, dottoressa? Cioè delle febbri periodiche in, sì, generale, ma queste febbri periodiche si autorisolvono, quindi è come accendere un interruttore che poi si spegne da solo, quindi è un meccanismo veramente molto, diciamo, automatico, interessante, quindi si risolvono gli effetti da sole. È chiaro che poi debilitano il paziente, il bambino è molto debilitato. Una signora l'altro giorno mi diceva queste febbri, una signora affetta da febbre mediterranea familiare che aveva avuto la diagnosi alla tenera età di 40 anni, mentre gli attacchi erano dall'età di, non mi ricordo, cioè, adesso 7-8 anni, mi diceva io esco spossata da questo attacco di febbre. Quindi sono malattie altamente invalidanti queste forme genetiche qua, quindi bisogna, soprattutto adesso che abbiamo la possibilità di trattarle, ecco, bisogna favorire la diagnosi precoce. Come si curano queste febbri di natura genetica? Esistono delle cure specifiche oppure sono quasi sempre cure che puntano alla sintomatologia? No, qua i progressi, come ho detto prima, sono stati enormi. Negli ultimi anni sono stati messi a punto molti nuovi farmaci innovativi, ma soprattutto perché si è capita la patogenesi di queste forme di febbre. Nella febbre mediterranea familiare il primo farmaco è la colchicina. La colchicina
È un farmaco eccellente sotto il profilo della sicurezza e deve essere avviata non appena abbiamo il sospetto clinico della malattia, perché la colchicina è in grado di ridurre gli attacchi di febbre, anzi di annientare gli attacchi di febbre, fino al 75% dei casi. Le dosi variano in base all'età. La colchicina sarebbe, dottoressa? La colchicina è il farmaco che si usa nella gotta, è un farmaco conosciuto da tanti anni, sì, è un farmaco molto, molto... C'è un'altra diapositiva sulla terapia, la possiamo far vedere, poi vado a Gigliola perché abbiamo una telefonata per la dottoressa. Sì, dicevo anche nella FMF che il canakinumab ultimamente è stato approvato nella FMF ed è un farmaco che viene utilizzato nella forma di febbre. Viene utilizzato nei casi in cui non c'è risposta, certo, alla colchicina. La interrompo, 22:20, do spazio volentieri a questa telefonata. Pronto Rete 8? No, la telefonata non c'è più e quindi andiamo avanti. Ci sono innovazioni sul fronte delle cure, dottoressa? Sì, sicuramente, se prendiamo l'altra diapositiva, vediamo le altre forme di febbre genetica che abbiamo. Dobbiamo tornare a quella precedente, questa è la diapositiva conclusiva. Diciamo, gli antinfiammatori sono poco efficaci in queste malattie, gli steroidi sicuramente interrompono l'attacco di febbre, però. Non hanno la possibilità di prevenire la ricorrenza dell'attacco. Tra i farmaci biologici l'etanercept è stato utilizzato con vari risultati, ma soprattutto sono gli anti-interleuchina 1, perché abbiamo visto che l'interleuchina 1 è un mediatore della flogosi importante, quindi l'anakinra è stato approvato nelle CAPS, mentre il canakinumab è stato approvato nelle cricoperinopatie, nelle TRAPS e nella sindrome da iper-IgD, oltre che nella febbre mediterranea familiare, come abbiamo visto poco fa. Si manifesta tutte con febbri alte queste forme genetiche, dottoressa? Sicuramente la febbre è sempre molto alta, però in alcuni casi, come nelle criopirinopatie, la febbre può essere anche molto bassa o assente. Queste cure che abbiamo appena visto e che lei ci ha spiegato sono risolutive per queste forme? Beh sì, certamente i farmaci biologici hanno migliorato sicuramente la qualità di vita di questi pazienti e devono essere effettuati per molto tempo, stando attenti alle infezioni, certamente, ma hanno il potere di dare una remissione clinica. Forse abbiamo recuperato la telefonata, oppure è un altro telespettatore o telespettatrice, 22:23, pronto Rete 8? Pronto? Forse ce la facciamo. Pronto? Pronto? Sento assolutamente niente. Queste febbri possono colpire anche gli adulti, abbiamo qualche problema col telefono stasera. Queste febbri possono colpire anche gli adulti, dottoressa? Sì, possono bambini che soffrono di queste patologie, arrivano all'età dell'adulto con la malattia, oppure possono esordire anche in età adulta. La FMF, come abbiamo visto prima, nel 10% dei casi esordisce nell'età adulta e anche la TRAPS può esordire nell'età adulta, quindi anche i medici dell'adulto hanno una grande esperienza, i reumatologi dell'adulto, di queste, certo, patologie qua. Vede tanti casi ogni giorno, dottoressa, quindi sono patologie in crescita, come abbiamo detto prima. Sicuramente tanti casi nell'insieme, queste sono malattie rare, però nell'insieme ne vediamo tanti, soprattutto le FAPA sono le più frequenti, la FAPA è la più frequente, ma sono state individuate negli ultimi anni moltissime nuove malattie di queste malattie, moltissime nuove malattie autoinfiammatorie, è un campo molto in espansione. Ogni 4-5 mesi viene identificata una nuova mutazione di geni che provocano queste infiammazioni e che danno dei quadri clinici sicuramente molto, certo, variabili, malattie che prima non conoscevamo e che adesso invece possiamo diagnosticare. Stacchiamo un attimo con questa diapositiva perché forse abbiamo recuperato la... No, sento, sì, c'è. Pronto Rete 8? No, non c'è perché noi come sempre non abbiamo, non fa niente. Andiamo alle conclusioni.
così evitiamo anche le brutte figure telefoniche. Andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. C'era quella diapositiva che la regia aveva già messo in onda, la possiamo rimettere questa diapositiva? Eccola qua, dottoressa. Quindi possiamo concludere dicendo che le sindrome autoinfiammatorie sono malattie caratterizzate da episodi febbrili ricorrenti associati a sintomi infiammatori intervallati da periodi di completo benessere. La gran parte di queste malattie ha una trasmissione genetica, le più comuni sono la FAPA e la FMF. La FAPA non ha una trasmissione genetica, la FMF sì. La FAPA ha un decorso benigno e si risolve dopo alcuni anni, quindi tranquillizziamo i genitori. La FMF è sempre la febbre mediterranea familiare. Per le forme genetiche è importante l'identificazione precoce e l'appropriato trattamento, che sicuramente prevengono le complicanze a lungo termine. Sto cercando di capire se abbiamo questa telefonata, mi dicono di sì. Buonasera. Eccola, buonasera, da dove chiama? Da quale continente chiama? Buonasera, buonasera. Io chiamo da un paese in provincia di Pescara. Vabbè, stavo scherzando signora perché avevamo problemi proprio con la linea telefonica. Faccio la domanda alla dottoressa Breda perché sono quasi in chiusura di trasmissione. A me dispiace perché sono rientrata proprio adesso dal lavoro. Sì. Io sono una paziente con una febbre familiare mediterranea. Sì. E ho 51 anni e quindi ho sofferto molto perché questa diagnosi mi è stata fatta è arrivata molto tardiva, è stata fatta all'età di 30 anni, dopo aver subito parecchie operazioni. E quindi diciamo è stato un rebus fin dall'inizio, sono stata operata a 5 anni, a 8, a 13 anni, sono stata anche in terapia intensiva per 6 giorni e a 19 anni, quindi mi porto dietro anche tutto, anche l'organismo, la mia pancia che stava bene, adesso si è ammalata anche questa. Oltre che un'odissea, un calvario attraverso tutte queste operazioni, insomma. Sì, perché a me maggiormente colpiva proprio a livello dell'addome, si formano questi policerositi che andranno al pronto soccorso, era tutto, sembrava che era, cioè mi operavano, ecco, non si capiva, mi tagliavano, mi operavano. Ecco perché la dottoressa Breda, credo di anche sintetizzare quello che abbiamo detto nel corso di questa ora di trasmissione, ha sottolineato più volte l'importanza del conoscere e riconoscere queste forme febbrili. No, infatti è importante divulgare la conoscenza di queste malattie proprio per favorire la diagnosi precoce. Il caso della signora è un caso emblematico, come lei ce ne sono tanti. L'altro giorno ho conosciuto un ragazzo di 23 anni che dopo tanti anni di dolore toracico alla fine ha avuto la diagnosi, ma passano tanti anni, il rischio della amiloide. Ci vogliono 17 anni di malattia senza trattamento per avere l'amiloidosi, e l'amiloidosi è una malattia molto seria che dà appunto un'insufficienza renale, quindi è molto importante che i medici conoscano queste malattie. Non so se abbiamo ancora la nostra signora. Sì, quindi faccia pure la domanda, oppure le sue erano considerazioni legate al suo caso, una testimonianza. Ha qualcosa da chiedere alla dottoressa Breda? Allora, il mio desiderio sarebbe che questa malattia non verrebbe vissuta come l'ho vissuta io. Io l'ho vissuta in un tabù da piccola perché non si sapeva che cos'era, quindi emarginata, sempre un po' nascosta. Quindi vorrei che per i ragazzi, per il futuro, questi dottori, pediatri e quant'altro, insomma, conoscono questa malattia in modo da evitare questa situazione che poi si va a ripercuotere anche a livello di tutto, a livello di vita, a livello mentale, nella formazione di una persona, perché se uno sta male dalle 15 anni, come è successo a me, fino ad arrivare a 30 anni, non sapere uno che cos'ha è bruttissimo. Grazie, grazie alla nostra amica di Pescara. Vuole dire qualcosa? Sì, no, volevo dire parlarne. E forse magari con questa trasmissione abbiamo, così dice, aperto anche un po' uno squarcio, fatto un po' di luce su queste patologie. Abbiamo un'ultima diapositiva, molto bella,
che la dottoressa Breda ci può illustrare, anche perché ci fa capire quanto la ricerca sta andando avanti. La regia la può mettere in onda. Eccolo qua, l'albero delle febbre, dottoressa. Questo rappresenta le più comuni sindromi autoinfiammatorie che oggi conosciamo, che hanno certamente tutte qualcosa in comune, il tronco, e dal tronco ai rami più piccoli troviamo i fenotipi intermedi, quindi diciamo che anche la frequenza, quindi le forme più frequenti sono la base, poi a mano che ci si allontana diventano sempre forme più rare. Grazie. Grazie alla dottoressa Luciana Breda, grazie a lei. Grazie per essere grazie. Stata con noi, l'abbiamo fatta lavorare tanto stasera, no. Su tutte queste febbri periodiche e ricorrenti. Grazie, grazie, grazie è stata grazie. Bravissima, anche perché sono contento di aver fatto questa trasmissione, sono contento che mi ha suggerito questo argomento, perché ci ha fatto capire anche l'importanza di queste patologie, la gravità di queste patologie e quanto sia fondamentale conoscerle e riconoscerle per arrivare a una diagnosi precoce e alla cura, anche perché le cure, abbiamo visto, ci sono e danno anche ottimi risultati. Grazie per essere stata con noi, la dottoressa Luciana Breda, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di pediatria ad indirizzo reumatologico ospedale clinicizzato Santissima Annunziata di Chieti. Era l'ultima puntata di Pronto Medicina Facile, grazie per avermi sopportato per un anno a Gigliola Edmondo. Ciao Gigliola, buona estate a te. Ciao Paolo, io ti voglio ringraziare pubblicamente e ringrazio insomma chi mi ha permesso anche quest'anno di far parte dello staff di Pronto Medicina Facile. Per me è sempre un piacere e un grande onore. Grazie Paolo, grazie a tutti gli specialisti che sono stati con noi nel corso di questo anno, tutti coloro che ci hanno seguiti e continuano a seguirci anche su internet, perché tutte le puntate sono su Rete 8 Tube. Grazie a Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio, buona estate a tutti. Grazie Gigliola, grazie a Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio, in post produzione Francesco, in regia il grazie più grande naturalmente per voi telespettatori, l'ha detto anche Gigliola, centinaia di puntate di Pronto e di Medicina Facile sono consultabili su YouTube Rete 8 Salute, troverete anche questa con la dottoressa Breda. Con Pronto Medicina Facile ci fermiamo, invece con Medicina Facile andremo avanti fino alla fine di giugno. A questo proposito, domenica prossima una puntata da non perdere, perché ce ne andremo in Africa, vi racconteremo l'esperienza di una giovane pediatra abruzzese, Raffaella Marino di Chieti, che è stata in Sud Sudan e ci racconterà e ci mostrerà anche quale situazione da un punto di vista diagnostico e terapeutico si vive in quella zona, che tra l'altro è anche ad alto rischio proprio per l'incolumità delle persone. Io vi ricordo sempre in chiusura che se tenete alla salute, alla vostra salute, questa è la vostra trasmissione, seguiteci sempre, buona estate e grazie per l'affetto e l'attenzione che ci avete mostrato anche quest'anno. Grazie di cuore, arrivederci.